c'è stato? C'è troppo, chiuso le finestre. C'è i ratti. Eccoci qua, avevamo detto, siamo di nuovo insieme. Ma sei vestito uguale? No, cambiamo maglia e i pantaloni sono diversi. Oh, guarda. No. Fossile! Come on! Ciao! Ciao! Presenta tutti! Allora, lei è Lisa. No, lei è Giulia. Lui è Matteo Sodini. Ma lui lo conoscono tutti. Questo è Castiglioncello, siamo ai Pungenti. E lei invece è Patrizia, la badante. Ok. Bene. Vabbè. Questa va in fondo, eh. Sto per prendere la tua cazzo di telecamera di merda. E tu farmi. Sì, è la prima volta che va in acqua. L'abbiamo testata. Effettivamente le caratteristiche rispecchiano quanto ho descritto nel libretto di istruzioni. Bravo. No, 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 non lasciare. Cosa dovrei dire? Mangia pure, mangia pure. Ti osservo. E questi sono moscardini. Un po' di farro. Tonno. Cioccolato, carboidrati. Ma finito? No. Però non mi fa vedere la faccia, nel video. Oh, metto. Finalmente abbiamo convinto il Dappo a far volare il drone. Droni addosso. Eccolo lì. Come finirà in acqua? Cazzo, aumenta il battito cardiaco. Aumenta il battito cardiaco, c'è una paura mole. Oh! Che stai facendo? Devo andare a bombardare una postazione nemica. A mezzogiorno sono alle ampane. La pancia? Depositala. Questo uomo è disfatto, mal di schiena, portando lo zainettino con i droni dentro. Tutto brusciato, va da lì, che roba. Nemmeno sulla brace si cucina così bene la roba, da lì. Ci vediamo alla prossima e sarà sabato 6 insieme agli amici fotografi di Alessio da Porto. Bravo. Amore, saluta. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Lei è Giulia. A fine puntata. La presento, la vi ragazzi. Ciao. Ciao, ciao. Siamo ai coccodrillino? No, no. Cattellino. In vetta ai Monte Meata. Abbiamo un ottimo visuale perché c'è il limpidissimo sul mare, infatti è qui il mare. Ciao, io sono timida ancora. Abbiamo questa meravigliosa giornata al mare, ventosa, meglio detta vento di. Un caro saluto da Lisa Fjordur, ciao! Sei di nuovo te, madonna e palle! Sempre io, l'avevamo detto la scorsa settimana. Siamo qua in Val d'Orcia, stiamo cercando uno spot col cielo un po' meno terzo. Bravo! E siamo venuti qui e ora mi hanno prestato questo bolide. Vedo anche le lucertole su quella casa là. Si vede? Bellissimo. Oh, ciao. Chi c'è? Mascherina. Infatti perché Tutto come bene. Stai? Bene, dai, c'è male. Oh, è da gennaio, non ci si vedeva. Che si deve fare? Il resto è una vita così. Ora speriamo che non ci si debba rinchiudere in casa un'altra volta, un altri 4 mesi. Che se l'ultima volta è andata così. È vero, portava male. Infatti. Ah, siamo arrivati? A Baccaiano. Non è vero. Come no, non è vero, è lì. Baccaleno? Baccaleno. Come Baccaleno? Baccaleno? Baccoleno. Baccoleno! Grazie. Oh. Tagliare. Oh. Ciao. Ciao. Come stai? Bene, grazie. Il ministero ci vuole fregare subito la posizione, lo spot. Sì, vai prima. Devo vedere che fa il contadino. Che fa il contadino? Ora si guarda un po'. Che un... Non gli fa sapere quanto è buono il cacio o le pere però.
possono andare a vedere questa foto? Sul mio profilo Instagram, il mio profilo di 500 pics. Tutti questi, sì. Tum 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 tum. Seguitemi su Instagram. Ok. Metti anche te. Vedi qua? Sì. Sto facendo le foto, ma vi lasci in pace. Fammi le foto. Yavo Brunetti Sanpei. Arriva, sta arrivando. Sta arrivando, alle 9 siamo tutti. Sì, ma se che alle 9, oh. Vai a spuntare. Andiamo, spuntate, vai di cemento ai tanti. Oh, siamo arrivati a Scartina Fossi. Come è andata? Mai di merda. Siamo arrivati tardi. Ci siamo fatti prendere dalla bellezza del Baccoleno, il sole che cala, e abbiamo fatto conto che il sole doveva filtrare nel modo giusto e ora... Sentiamo le questioni di un esperto. Ma allora devo dire tanto un saluto a tutti i follower da casa che insomma ci hanno seguito durante questa leggendaria esperienza. Coleno buono, però bisognava rimanere un attimino di più per vedere il sole calare. In ogni caso il posto è bellissimo, ce lo siamo segnati e la prossima volta non falliremo. Sperando anche di avere un cielo un po' tutto più bruciato nel mio caso. Vabbè, signori, grazie della compagnia. Grazie a te, è stato un piacere. Non per me. Ma comunque è stata una bella giornata, dai. Abbiamo scoperto un luogo nuovo e ora dobbiamo andare un attimo. Dobbiamo approfondire. Altri spot. Signori, ciao. Ciao Dappo! Come stai? Tutto a posto, seduto ora, ora mi alzo. Hai il braccio macchiato? Sì. Ma dove l'hai preso tutto sole te? A luglio. L'anno scorso? Sì. Ah! È riuscito fuori ora, eh! Ma che cazzo c'hai? Un topo sopra la macchina. Hai visto quello? È per il vento. Vediamo se funziona. Dappo! Allora? Presa. Dov'è che sto cercando di fare una fotografia? Se ci siete sempre in mezzo, ma non faccio con le fotografie. Allora, siamo arrivati qui ai bifolchi. Come vedete c'è un bifolco lì che sta facendo... Allora, se continuate per quella strada, vi arrivate alla Casa Rossa e poi su di là. Se andate di qua, andate alla casa di Bobo Vieri, che non ci abita lui, però ci abita la famiglia, che lui in America. E invece, se guardate di là, troverete una cosa, la vedete? La vedi? Sì. Ecco, voi la vedete? Se la vedete, scrivete sotto il video, lasciate un commento, mi piace, e poi dopo si spoglia. Si legge Sony. Allora, cancellavo subito. No! Si leggeva Sony, ho cancellato. più realistico. Sono sudato. Aspetta. Ciao Dappo. Come stai? Un pancino. No. Che cazzo? È la nostra scena, insalata, proteine, fibre. Non sono sudato, mi sono dato un po' d'acqua in faccia. Ti ho affaticato. Anche te, eh? No, non si sente, c'è il microfono dietro. Furbo. Ciao. Abbiamo volato. Abbiamo volato su hai volato su Casa Vastone. Te ti sei scordato perché fai schifo. Io mi sono scordato perché faccio schifo. Hai fatto vedere il panorama prima? Sì, coi droni, l'ho fatto vedere ora. Coi droni. Ah, vedi video o no? No, scusa, è vero. Aspetta, andate su YouTube, cercate Alessio Dapporto e guardate i suoi video, sono bellissimi. Questo video che sto facendo ora finirà in un video nel prossimo video di giugno a luglio. Bravo. A luglio che vi farà vedere questo spettacolo. E ora niente, si cerca di fare qualcosa da mangiare, ma secondo me. You know what they were? Stiamo facendo delle salsicce e dei würstel di pollo. Sto provando a fare un'esposizione lunga con un filtro a densità neutra, ma non c'è proprio il migliore dei panorami. Pertanto farò 15 minuti di foto e poi cancellerò. No! Sì, andrà così. Perché mi conosco. Madonna!
Spiegaci i fiammiferi antivento. Fanno a corona e quindi anche se tira vento non si spengono mai. Che stai facendo? Nulla, se vogliamo fare gli spaghetti con le verdure, allora lo buttate per terra così si... Questi sono buoni, li buttate nell'acqua. 8 minuti, hai calcolato 8 minuti? Sì, via. Via, bisogna mangiare. Ah, già è secondo. Alleluia. 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 Eccomi qua. Andiamo tutti da Cannata. Ciao Dappo. Come sei bellino Dappo. Mi sono messo il tuo gatto sopra. Carino. Stiamo andando alle croci di Calenzano a vedere una cosa. Buonasera. Allora, praticamente stiamo raggiungendo la futura dimora di Cannata. No, Davide. Non si può dire, c'è il ponte. Stasera andiamo a cena fuori e stiamo guardando come sarà questo ristorante. Non abbiamo visto nulla, mi è sembrato. No, l'ho detto, era un ponte. No, perché Cannata ha visto la proprietaria, allora ha detto no, non possiamo andare perché spiace, in questo ristorante. Allora, Dappo, mi spiace, ma dobbiamo chiudere qui la giornata e quindi... Ciao! Dopo millenni. Sì, ce l'abbiamo fatta. Siamo sopravvissuti. Come stai? Bene, dai, non ci lamentiamo. Vedo che è un cocktail. Sì, questo qua è l'aperitivo della serata. Spurga anche i freni, ma in realtà nasce come aperitivo. Allora, qui alla mia destra c'ho vuole il calabrese, che è il panino che ha ordinato. Anch'io sono un inquilino di casa mia ora. Stiamo aspettando 350 grammi di panino a testa. Alessio da Porta. Sto parlando. Alessio da Porta. Alessio Capotta? Cappella. Poche parole, stiamo aspettando 350 grammi di panino a testa, più patatine fritte e anelli di cipolla. E questo poi per sgrassare alla fine. A dopo. E eccoci qua, abbiamo preso il cibo. Sì. Cipolla, patatine e panini di 350 grammi l'uno. Colesterolo a bestia. Bello. Mentre che gli altri non ci sono, vi facciamo vedere un po' di cibo in anteprima. Allora, anelli di cipolla. Possiamo aprire un panino di nascosto, però. Sì, sì. Non so come si apre. Di là, davanti a te. Lo vedo. Davanti a te. Sono beccato. No. Chi ci ha beccato? Ah, no, è col sigillo. Cavolo. Ah, è sigillo. Niente da fare. Allora, aspettiamo i legittimi proprietari. Okay. Usa burger. Au. Usa burger. Chi di che? No, io c'ho il calabrese. Calabrese e calabrese. Lo faccio io, se non era. La presone mi va. Inghia. No, se scendo. Buonissimo tutto, davvero, grazie Dappo. Non dovevi. Si sta squagliando anche la sedia. Chi è stato? Cioè tua mamma ha chiuso le finestre. C'è i ratti. Io non posso fare un passo lì. Io. Perché la Lisa? Ho riportato i bicchieri, non ragazzi. Non si può entrare. No, sono fermo, guarda, sono sul tappetino. Ho visto. No, Lisa, guarda. Sono sul tappetino. No, aspetta, sono scalzo, io lo vedo. Lui è scalzo. Siamo bloccati. Questo sta sudato. C'è le trappole. Fa sudare così tanto. Occhio, sono sporgi di gocciola. Cascata la birra. Stiamo per sgrassare le pinze freno del carriolo che c'ha Augusto. Mi sono lavato settimana scorsa, se non mi ricordo male. Tanti auguri. Ok, queste palle. Oh, auguri. Grazie ragazzi. Io faccio luce. La clippettina. Attenzione di pastiglie, frena. Le pastiglie devono essere usurate in modo uguale in ambo i lati. Qui ce n'è una più larga e una più stretta. Non va bene. Io ci capisco un cazzo, sicché per me poi è arabo. E tra un po' devo lasciare l'illuminazione perché devo andare a cacare. Devi fecare, si dice. Ah, scusa, devo andare a fare le feci. Tra un po' arriva la padrona. No, io. Con quelle mani dove dormi. Fondo gentile. Ok, peggio. Arriva un messaggio. Sì, devo andare a cacare. Buonanotte ragazzi. Buonanotte, ci veniamo a lavare le mani. È stata una bellissima serata. Tutta la famiglia Filippini frenerà meglio. Ci vediamo presto. Ce la guardiamo. Chiudiamo ragazzi. Ciao.